Carissimi amici e amiche, eccoci ad aprire il quarto dei cicli di catechesi di quest'anno, chiamiamolo pastorale come si usa fare tra noi parroci 2023-2024. E questo è il ciclo di catechesi bibliche che quest'anno ci porterà a conoscere un po', speriamo ad apprezzare ed amare, i libri sapienziali. L'anno scorso abbiamo visto l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento ricorderete, chi forse ricorderà gli schemi ormai un po' arcaici dell'Antico Testamento, ricorderà che c'è un po' questa suddivisione, no? Quindi tra punto primo, Pentateuco e libri storici, l'abbiamo visto l'anno scorso, no? E poi c'erano anche i libri sapienziali e i libri profetici, i quattro maggiori e i 12 minori, quindi è tanta roba. Oh, fermo restando che poi c'è tutto il Nuovo Testamento, però negli anni passati ho approfondito i quattro Vangeli, sono in giro sia su YouTube sia sul mio sito web. E certo, ci sarebbe da fare tutto il Corpus Paulinum e tutto il Corpus Ioanneum. Ecco, per cui se Dio vuole ci vogliono altri 3 anni per sì, il Corpus Paulino e il Corpus Ioanneum e poi non solo, lettere cattoliche, quindi ci vogliono altri 4, perché è tanta roba. Però come Dio vuole, insomma, ecco, se riusciremo anche in quest'altra impresa di aver fatto le catechesi su tutta la Bibbia, se Dio vuole, così sarà. E se Dio non vuole, pazienza. Intanto proseguiamo. Dico subito che i libri sapienziali, tra i testi dell'Antico Testamento, sono quelli anzitutto più comprensibili, a mio modestissimo avviso. Certo, alcuni passaggi di Giobbe, alcuni passaggi del Coelet. Alcuni passaggi del Cantico dei Cantici, per chi non ha gli orizzonti un po' dilatati, potrebbero sembrare un po' ostici, però per esempio un libro come il Libro della Sapienza, il Libro del Siracide, il Libro dei Proverbi, una larga parte del Libro del Coelet e i Salmi poi ci sono, no? Con i Salmi ci si prega, quindi certo alcuni Salmi sono un po' ostici, però diciamo che a mio avviso, in tutto quanto il corpus, chiamiamolo letterario, anche se non è insomma un termine molto, molto, molto spirituale, biblico, sono tra i più accessibili, sono tra i più comprensibili. Quindi, mano a mano che li vediamo, ovviamente, come già l'anno scorso. È impossibile leggere tutto il libro di Giobbe. I Salmi sono 150, quindi Giobbe c'ha 42 capitoli, se non ricordo male, adesso lo vedremo forse stasera, quindi diventa assolutamente impossibile, no? Il Siracide ce ne ha oltre 50, quindi sì, il Cantico è piccolino, la Sapienza è piccolino, il Coelet è piccolino, però sarebbe impossibile, no? Quindi, come già negli anni passati, io cercherò di introdurre ai libri, ovviamente leggere qualche testo, commentarlo, dargli sempre un pochino un taglio catechetico e omiletico, cioè io non sono, a parte il fatto che allora, questo, i miei incontri di catechesi biblica, mettiamo subito le mani avanti, non sono scientifici, d'accordo? Quindi, come dire, per il termine che nell'approccio biblico a questo, per il senso, scusate, che nell'approccio biblico è stato dato a questo termine da dopo la scoperta dei cosiddetti metodi critico-storici in poi. Quindi io non voglio discutere su questo, quindi lascio agli esperti e alle autorità della Chiesa il compito di farlo, però un tipo di trattazione di questo genere, appunto, che viviseziona i testi, comincia a farsi le domande, la collocazione esatta storica, il genere letterario, chi l'ha scritto, chi non l'ha scritto e tutte queste altre questioni, a mio avviso, se lo fanno i tecnici, gli specialisti e vogliono farlo, facciano pure. E certamente,
può essere necessario in certi aspetti, per certi tipi di libri, per certe situazioni, però a mio avviso non, cioè, quando uno vuole contribuire da sacerdote, da, perdonatemi se mi chiamo così, però spero di esserlo, vorrei esserlo, da pastore, quindi da persona che ha ricevuto dal Signore il compito di nutrire le anime, di spiritualità, diciamo così, no? Quindi di qualche cosa che ti mette in contatto con l'Altissimo, ritengo che un approccio del genere non sia fruttuoso. Ecco. Il tentativo che io cerco di porre in essere con queste povere presentazioni è una breve conoscenza, un approccio ai testi biblici, no? Una conoscenza di massima, quindi una introduzione, quindi la possibilità di entrarci dentro e commentando qualche passo saliente, anche di, come dire, di trarre qualche piccolo frutto spirituale da portarsi a casa. È chiaro che poi chi lo desidera, se ci riesce, può prendere i testi, riprenderli, approfondirli, trasformarli, perché la lettura biblica è la lettura spirituale per antonomasia, quindi un tempo i grandi maestri di spirito, i grandi monaci, avevano come soggetto unico di meditazione la Sacra Scrittura. Ecco. Certo, il contesto, anche qui il contesto culturale era differente, d'accordo? Nei primi secoli, peraltro, non c'erano 2000 anni di storia della Chiesa, cioè, per esempio, nei primi secoli non esisteva l'imitazione di Cristo. Quindi, se tu ti vuoi mettere a meditare, ma su che ti metti a meditare? Ti devi mettere forza a meditare sulla Sacra Scrittura, perché non c'era praticamente quasi nient'altro. Cioè, le prime grandi opere, cioè, i grandi testi di divulgativi, cioè i padri apostolici, i padri apologeti, stanno già dal secondo secolo in poi, ma non è che hanno avuto questa grandissima produzione letteraria, no? Anche le opere dei grandi padri della Chiesa, pensiamo a Sant'Agostino, salvo rare eccezioni, o un Origene, sono commentari biblici. Tra l'altro, fondamentalmente realizzati con quel metodo che era in voga allora, quindi il metodo tipologico o allegorico, la cosiddetta proprio lettura spirituale, mistico, anagogica della Sacra Scrittura, che è molto diversa dall'approccio contemporaneo. Ecco, quindi Israele, il popolo di Israele, di cui facevano parte evidentemente nostro Signore e Nostra Signora, ovviamente facevano della conoscenza della Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento, veramente un, come dire, un cult, ecco. Noi adesso viviamo nel XX secolo, abbiamo anche alle spalle 20 secoli di santi, di autori spirituali, quindi se si vuole trovare alimento per la nostra anima, leggere una bella biografia di un santo, leggere gli scritti dei santi, ci sta veramente da sbizzarrirsi come uno vuole e quanto uno vuole. Ecco. Certamente, io per tantissimi anni, questo qui lo confesso, la Sacra Scrittura è stata per me fonte di alimento, particolarmente i Vangeli, ma ci sono dei passi che praticamente ho imparato a memoria, insomma, anche qui nei libri che sono veramente spettacolari, no? Bellissimi. Certo che per la Sacra Scrittura bisogna essere capaci di andare a vedere un po' i brani scelti. Ecco, perché ci sono alcuni passaggi, l'ho detto già l'anno scorso, che sono oltremodo ostici, sono difficili. Ecco, quindi ci si sono scervellati fior di padri della Chiesa e di teologi, veramente con gli attributi, con i controfiocchi, e certamente qualcuno ha ipotizzato le più svariate interpretazioni. La Sacra Scrittura è un oceano, ok? E per quei misteriosi disegni dell'Altissimo, noi ci abbiamo capito della Sacra Scrittura molto poco. Nessuno si stupisca, molto, molto poco.
E la Sacra Scrittura si presta, proprio per la sua struttura, ad una gamma di lettura, di interpretazione, tant'è vero che quando, come dire, ci si immerge, cioè, in un oceano, voi capite, no? Cioè, chi è che si può immergere in un oceano? Cioè, immagina, anche se uno va con una grande barca, una grande nave, perché pensate che uno può andarsi a fare la transoceanica così? Deve averci le attrezzature, perché se no, la prima tempesta va a fondo. Quindi non voglio scoraggiare l'approccio, no? Ma la storia della Chiesa è noto che tutti gli eretici hanno strumentalizzato la Sacra Scrittura a fini veramente travisanti. È possibile farlo. Non vorrei fare riferimenti a fatti d'attualità, ma questo veramente, cioè, io dico, abbiamo veramente raggiunto il colmo. Recentemente sono state fatte delle uscite che preferisco, insomma, non nominare esplicitamente, ma come diceva il nostro maestro, chi può capire capisca, ma l'ultima che ho letto un paio di giorni fa su un social network, qualcuno, cioè, ma io dico veramente, ma però questo per far capire quando c'è una mente distorta e contorta, fino a che punto si può arrivare nella strumentalizzazione becera, mi si perdoni, della Sacra Scrittura. Cioè, si può andare a dire che Lazzaro, vieni fuori, cioè vieni fuori, no? In inglese come out, da cui coming out, cioè possa essere un incentivo, c'è bisogno che concludo? Cioè, io dico, ma cioè, veramente, cioè, se non ci fosse da piangere, ma veramente da piangere lacrime di sangue, e non è un caso che la Madonna le ha piante e le stia piangendo ancora in giro da qualche parte, verrebbe veramente da ridere in maniera grossolana. Il problema è che cioè ci sta da piangere lacrime di sangue. Però questo è nel libro dei Proverbi, come vedremo, c'è uno dei cavalli di battaglia di Ario. Oh, Ario, noi adesso pensiamo all'arianesimo, guardate che l'arianesimo l'ha combattuto praticamente da solo Sant'Atanasio, i vescovi si erano bevute tutte quante le cretinate che diceva Ario. E si è appoggiato ad una interpretazione speciosa, ma apparentemente plausibile di alcuni testi biblici. Quindi stiamo in questi orizzonti. Io quando le persone, insomma, le vedo un po' troppo esaltate, appunto, con il mondo biblico, dico, cerco sempre di buttare un pochino di acqua sul fuoco, non perché non voglio, per carità, no, cioè, viva Dio, fossero tutti profeti in Israele, disse qualcuno di molto importante, volesse Dio donare il suo spirito, ma bisogna essere sempre cauti, non affrontare le navigazioni transoceaniche alla garibaldina. Perché l'unico esito che si avrà è di essere travolti dalle onde e affondare. Fare naufragio nella fede, dice San Paolo, con un'espressione molto, 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 molto consona, no? Detto questo, cominciamo a dare un pochino un'occhiata, a fare un po' di ripasso, anzitutto, no? Allora, quanti sono, prima cosa da vedere, quanti sono i libri sapienziali? Quanti sono? I libri sapienziali, secondo la tradizione, sono sette. Alcuni di questi sono libri poetici, cosiddetti, cioè i Salmi e il Cantico dei Cantici. Altri no, sono in prosa e sono Giobbe, Proverbi, Sapienza e Siracide. Introduco un pochino.
diciamo un po' un'introduzione un po' sommaria dei sette libri. Poi, se facciamo in tempo, magari cominciamo ad aprire qualcosa sul libro di Giobbe o facciamo Lectio Brevis lasciando, come dire, questa presentazione come introduttoria, no? Vediamo un attimo i tempi e dove ci porta un po' nostro Signore. Allora, per quanto riguarda gli autori, io parlo degli autori secondo la tradizione. Dirò subito quali sono, per correttezza, quelli che sono contestati dall'esegesi contemporanea sulla base di argomenti che, ripeto, non intendo affrontare in questa sede. Allora, Giobbe è l'autore del libro di Giobbe, però non tutti ritengono, ahimè, tra i contemporanei, che Giobbe sia un personaggio realmente esistito. Qualcuno interpreta il libro di Giobbe, ahimè, come una storiella parenetica per spiegare il mistero del male e del dolore, particolarmente del dolore innocente. Quindi, ovviamente io non condivido queste cose qui, però siccome ogni tanto qualcuno mi contatta e dice: ma se hai sentito quell'incontro biblico, ho sentito quella catechesi, hanno detto così, 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 colà, e si scandalizzano, dico: vabbè, lo scandalo è sempre possibile, però bisogna sapere che alcune cose oggi sono abbastanza diffuse e anche abbastanza pacificamente accettate. Il contesto è questo, piaccia o non piaccia, questo è il contesto. Per quanto riguarda il libro dei Salmi, l'autore principale è Davide, ma nei Salmi ci sono vari autori. Se uno fa attenzione, se apre il libro dei Salmi, vedrà, ne prendo qualcuno a caso, no? Per esempio, Salmo 49, le ricchezze sono un nulla. Al maestro del coro dei figli di Core, Salmo. Ecco, questo per esempio è un Salmo scritto dai figli di Core, non da Davide. Se uno invece prende il salmo seguente, che è il salmo 50, troverà scritto salmo di Asaf, e il salmo 51, lo sappiamo tutti quanti, il miserere, al maestro del coro salmo di Davide. Quindi Davide è l'autore della maggioranza dei salmi, ma non di tutti. Tutti gli altri libri sapienziali sono stati attribuiti dalla tradizione a Salomone, cioè i proverbi, il Coelet, un tempo chiamato Ecclesiaste, per chi non sapesse, insomma, nella Vulgata, il Coelet è chiamato Ecclesiaste, poi vedremo perché. Il Cantico dei Cantici e il Libro della Sapienza. Oh, io ricordo bene che soprattutto per il Libro della Sapienza le contestazioni oggi sono proprio plurime. Perché molti affermano con una certa certezza che per una serie di passaggi, per il fatto che, per esempio, gli attributi della sapienza, i 21 attributi della sapienza, che si trovano a un certo punto, sono molto simili all'Inno di Cleante, che era un filosofo neoplatonico, e quindi dice: non è possibile che. Ho dei punti di contatto anche con la filosofia di Plotino, quindi con l'ambiente platonico. Diciamo, come è possibile? Salomone è vissuto intorno al X secolo avanti Cristo, Platone sta nel V secolo avanti Cristo. È impossibile. Quindi usano questi tipi di argomentazioni. Invece il Siracide è stato scritto. C'è proprio l'intestazione da Ben Sira. Ora, uno sguardo sommario, poi vedremo. Allora, profeta, il libro di Giobbe, che apre il ciclo dei libri sapienziali, consta di. Scusate un attimo, che qui qualcosa tocca farla a mano in mezzo a tutta questa era tecnologica. Mi ricordo, dovrò essere preso di 42 capitoli. È abbastanza significativo. E parte della storia di Giobbe penso che la conosciamo un po' tutti.
Però alcuni passaggi sono certamente importanti. I salmi, penso che tutti sappiamo che sono 150. Io adesso seguo l'ordine con cui si trovano questi libri, evidentemente nella nostra Bibbia, quindi nella Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia della CEI. Il libro dei Proverbi sono 31 capitoli. Il libro del Coelet, come è abbastanza piccolino, se non ricordo male, sono 12. Ricordo bene, sono 12. Il Cantico, se non ricordo male, sono 8. Vediamo un pochino, verifico, ricordo bene, sono 8. La Sapienza, se non ricordo male, sono intorno ai 16 capitoli. Vediamo un po'. 16, no, 18. 19, 19, non 16. Il Siracide, sempre se non ricordo male, sono 51 i capitoli. 49, 51, esatto. Questo è il quadro. Una informazione, diciamo così, di carattere molto importante dal punto di vista spirituale. Allora, Giobbe è una storia a sé. I salmi sono i testi con cui la Chiesa ha iniziato a pregare da subito, ok? Quindi pregare con i salmi è una cosa bella, oltre che importante. Ho il trittico Proverbi, Coelet e Cantico è stato oggetto di una certa, diciamo così, lettura, interpretazione, configurazione abbastanza usuale in età patristica. Allora, penso che tutti quanti abbiamo sentito qualche volta parlare in teologia ascetica del fatto che i gradi di perfezione sono suddivisibili in tre grossi, come dire, ambiti. I principianti, quindi quelli che sono appena i neoconvertiti, quelli che stanno in luna di miele, in viaggi di nozze, okay? Quelli che si distolgono poi ci sono quelli che vanno al secondo step, che sono i proficienti, quindi che sono quelli che dopo, come dire, il viaggio di nozze capiscono che la vita è una cosa seria e quindi che, per esempio, anche la vita di fede, la vita cristiana richiede mortificazione, sacrificio, eccetera, eccetera, no? Chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, tanto per far capire. E poi ci sono i perfetti, quindi quelli che arrivano all'unione con Dio. Questo è un filone enorme, d'accordo? Poi è stato seguito anche all'interno della vita consacrata, della vita monastica, eccetera. Praticamente la grande lettura patristica era: bene, i proverbi sono per i principianti, quindi questo che capite, no? Il libro dei proverbi lo può leggere chiunque. Il Coelet, sapete che il Coelet, vanità delle vanità, tutti quanti abbiamo sentito qualcosa, no? Tutte vanità, dice, serve a farti venire il disgusto per il mondo. Quindi dopo che il libro dei Proverbi ti ha attratto a Dio, perché Dio fa così, prima ti attrae a sé, perché deve mostrarti la bellezza di quello che lui è. Poi però ti deve ritrarre dal mondo, perché cioè, non puoi stare con Dio e stare anche con il mondo. Ti deve far vedere un pochino di rigetto, perché uno si stacchi da tante cose. Il compito di questo è del Coelet, che se uno, ecco, ne fa una lettura un po' banale, dice, ma poi la depressione, perché è una visione pessimistica di tante cose, usando un linguaggio moderno. Dice, ma questo è pedagogico, perché deve tirarti via da ciò che ti tira e ti porta lontano da Dio. E poi ci stanno i perfetti, quindi quelli che cambiano marcia. Si dice, quelli che puntano all'unione con Dio. E questo è il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è un inno d'amore tra lo sposo e la sposa. Un inno d'amore che tocca anche, come dire, tocca vette o argomenti o immagini molto forti,
Io in altre circostanze ho avuto modo di evidenziare che il Cantico dei Cantici ha fatto un pochino di fatica ad entrare nel canone dei libri appunto riconosciuti come ispirati, proprio perché qualcuno, come sono belli i tuoi seni che sono come cerbiatti in mezzo alle gazzelle, quindi dinanzi a espressioni forti, come dire, un po' così, ecco, quasi a sfondo, mi si passi il termine, un po' erotico, diciamo, è possibile una cosa del genere. È un libro d'amore, è un canto d'amore tra sposo e sposa, ma in realtà, questo abbiamo già visto l'anno scorso, si vede ancora meglio in certa letteratura profetica, il rapporto che tutti avremo con Dio in paradiso, è un rapporto sponsale. Voi sapete che quando c'è una persona che è un vergine o una vergine consacrata, chi è che ha portato sulla terra la verginità consacrata? Non c'era. L'hanno portata Gesù e la Madonna. Anzi, dato che domani è il compleanno liturgico della Madonna, a essere il vero, a dire il vero, cronologicamente la verginità è venuta con Maria per la prima volta sulla terra. La Chiesa celebra il 21 novembre la festa della presentazione di Maria nel Tempio, sullo sfondo anche di una, anche qui di una tradizione antichissima che vuole che la Madonna, con quel gesto che potevano fare tutte quante le bambine ebree, cioè andare nel tempio per servire un pochino il Signore da bambine, fino a quando però non arrivassero in età pubere da marito, perché dopodiché tutti fuori, perché la donna ebrea deve sposarsi e deve dare figli a Yahweh, non c'era altro. Ok. Maria entrò lì non per uscire, anche se sapeva che doveva uscire, ma nell'intenzione entrò lì per rimanerci per sempre, perché fu la prima a comprendere l'importanza e il valore della verginità e quindi a offrire a Dio la vita virginale. Ora, la vita virginale, però, figlioli miei cari, questo vale anche per i maschietti, non è una vita monca, perché un uomo, non può, un uomo, una donna, cioè un essere umano, non può stare senza amore. Cioè, molta gente dice, ma tu come fai a stare da solo? Allora, la verginità, questo non è riservato solo a chi è vergine. È smentito. Che ne so, mi viene in mente la prima. Natuzza Evora, che aveva certamente un grande rapporto col Signore, anche mistico, tutti lo sanno, era sposata, mi pare, con cinque figli, se non ricordo male. Quindi non è una cosa che è riservata, ma il vergine e la vergine hanno il compito di mostrarla nella Chiesa. È per questo che la Chiesa ha sempre presentato la verginità come oggettivamente eccellente sul matrimonio. Perché? Perché mostra nel tempo ciò che sarà la sorte di tutti. Perché in paradiso tutti saremo verginalmente uniti al Signore con un amore profondissimo, folle e intenso, che è l'espressione anche molto molto forti del Cantico dei Cantici, rendono in chiave metaforica, non ce ne rendiamo conto. Però se si parla col mistico o comunque con la persona, con l'uomo o con la donna di preghiera, quindi con una persona che ha cominciato a pregare, se uno vuole con Proverbi, Coelet e Cantico, c'è anche la distinzione tra quelli che fanno l'orazione vocale, quelli che fanno l'orazione mentale e quelli che diventano contemplativi. È chiaro che poi queste cose stanno insieme, no? Ecco, questo è un po' l'orizzonte entro cui ci muoveremo. Ora possiamo cominciare, magari condivido un po' di schermo, una piccola
una piccola ambientazione, magari del libro di Giobbe, magari anche una presentazione sommaria. Magari ci riserviamo la prossima volta la lettura dei testi, vediamo un po'. Allora, per chi sta seguendo la diretta, provo anzitutto a fare un po' di condivisione di schermo, così per Giobbe cominciano a starci un po' di piccole slide. Ecco qua. Allora, il libro di Giobbe, diciamo così, può essere sottotitolato con la prova, la fede e la pazienza. È il primo dei libri sapienziali. La storia di Giobbe è per certi aspetti molto molto semplice, ma drammatica. Quindi, dai primi capitoli si vede che Giobbe era una persona ultra benedetta da Dio. Le benedizioni nell'Antico Testamento sono date da particolari benessere e prosperità materiali. Chi è l'uomo benedetto da Dio nell'Antico Testamento? Chi ha tanti figli, tanti belli e sani, chi ha tanti soldi. E chi ha tanti beni, chi sta nell'abbondanza, sotto tutti i punti di vista. Queste cose sono proprie di un uomo che teme Dio, cioè se uno teme il Signore, avrà questo. E Giobbe ne è proprio la dimostrazione eloquente. Il primo capitolo del libro di Giobbe, come vedremo quando lo leggiamo, lo presenta, se sa quanti beni ci aveva, quante figlie, quanti possedimenti. Che succede? Succede che Satana si presenta dinanzi all'Altissimo e chiede il permesso di, o meglio, lancia una sfida al Signore. O meglio, il Signore lancia una sfida a Satana. Dice: senti un po', dice, che sei andato a fare tu in giro? Ma sei fatto un giretto sulla terra. Sì, l'hai fatto un giretto sulla terra, dice il Signore. Ma hai dato un'occhiata al mio servo Giobbe? Hai visto chi è? Hai visto che come cammina nella mia volontà e nella mia legge in maniera integra e perfetta? E il diavolo gli risponde: cammina in integra e perfetta, te credo, c'ha sto mondo e quell'altro, c'ha beni, c'ha figli, c'ha di tutto, cominciamo a togliere qualcosa. E Dio permette a Satana di cominciare a gradualmente sfinare, sfinare, sfinare fino a che tutti morti, tutto il patrimonio perso, e lui si ritrova con una piaga addosso, addirittura sul corpo, con la moglie che lo carica, dice: ah, guarda, che bella roba, ecco che fine ha fatto il tuo servizio al Signore. E poi vengono i famosi tre amici di Giobbe, tutto quanto il libro di Giobbe si snoda poi così, che cercano comunque di convincerlo, dice: guarda che se ti è capitata sta cosa, tu hai fatto qualcosa di male. Non è possibile che il nostro Signore ti ha punito in questo modo. Vedete, non c'era la sofferenza, non c'era, soprattutto non c'era il tema della prova. Insomma, alla fine Giobbe soffre, quindi sta, perché a un certo punto ci comincia a credere pure lui, dice: ma sarà così, sarà qua. Non dica, a un certo punto interviene il nostro Signore e dice: stop. E mette in silenzio tutti, Giobbe compreso. Dice: uè, giovanotti, dove stavate voi quando io stavo stendendo l'universo, il cielo, le stelle? Che mi aveva forse dato qualche consiglio su come fare il fondo degli oceani o robe del genere? Quindi, shh, davanti a me, silenzio. Dopo dice: voi però non avete capito niente, avete fatto prendere il coccolone al mio servo Giobbe, che non c'è niente da dirgli di male. Perché è stato semplicemente provato. La prova l'ha superata perché non ha oltraggiato il mio nome, non mi ha bestemmiato. E quindi che succede? Che alla fine del libro Giobbe non soltanto viene reintegrato in quello che c'aveva, ma è molto di più di quello che c'aveva. E il libro di Giobbe finisce così. Ora è chiaro che le tematiche affrontate sotto questo punto di vista sono la sofferenza e le cause della sofferenza umana. Le cause della sofferenza umana.
Ora, adesso non vorrei fare il polemico, no? Parte delle polemiche fatte sulla scelta della Conferenza Episcopale Italiana di cambiare la Vulgata italiana del Padre Nostro con un'espressione che loro stessi hanno dichiarato è pastorale, quindi non è letterale. Ma vogliamo, come dire, evitare che si fraintenda il fatto che non ci indurre in tentazione sembra che Dio tenti al male, quando già San Giacomo Apostolo spiega che non è così, Dio non tenta al male. Ho detto un sacco di volte, me esenenche se sperasmon, non è perasmon, non è semplicemente la tentazione. Perasmon è il test, è la prova. Allora, non è la stessa cosa la tentazione dalla prova, perché la tentazione è un tentativo del diavolo di portarci verso il male per farci cadere nel peccato, quindi è un, come dire, tirarci o ingannandoci o seducendoci verso il male. Questo Dio non lo farà mai. Ma il testo greco non fa pensare in primis a questo. Noi diciamo, Signore, vacci piano possibilmente con le prove, perché le prove sono difficili e dacci la grazia di saperle affrontare. La prova che Dio fa, ma la prova che Dio la fa a continuazione. Non sono stati provati i nostri progenitori? Cioè, allora, la prova viene da Dio, cioè tu devi dimostrare a Dio se e quanto lo ami. È chiaro che in questo contesto viene il diavolo per tentarti e portarti lontano. Abramo non è stato provato. Di brutto è stato provato Abramo. O no? Giobbe non è stato provato. Tutta questa storia è una prova. Il diavolo ha lanciato una sfida. Dice: facile benedirti quando c'hai tutto. Ti benedirà anche quando cominciano a togliere questo, quest'altro, 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 la salute? E Giobbe ha superato la prova. Giobbe ha superato la prova. Perché il diavolo ha provocato. Dice: ah, toccali questo, vedrai come ti benedirà in faccia. L'espressione è molto, molto, è molto, molto interessante. E quando viene provocato, in continuazione vedremo le risposte che dà. Ora, che ne dicano, io vi invito e vi esorto. Allora, io personalmente facciamo così, vi dico quello che è successo nella mia esistenza, ma questo è, come dire, una piccola testimonianza da cui uno può tranquillamente prendere le distanze. Io affermo che Giobbe è un personaggio storico e ne sono convintissimo. Vi ho già detto che, stante molte letture esegetiche, questa cosa viene messa in discussione. Il problema è che io personalmente non riesco in coscienza, quindi non è un problema di coscienza, a pensare che per millenni, perché si tratta di millenni, quantomeno per secoli, tanti scrittori, padri, santi, sono stati ingannati. Semplicemente perché non c'avevano la strumentazione scientifica o ritenuta tale che abbiamo oggi in età contemporanea. Io questa cosa qui possono portarmi tutte quante le argomentazioni di sto mondo possibili e immaginabili, ma per me è un problema. Ok? Io preferisco stare con quello che si è creduto e pensato, e non solo in questi ambiti, anche in altri, come ben noto, soprattutto in ambito dottrinale, senza andare a inventarsi voli e visioni alternative che
che possono diventare, a mio avviso, foriere di danno. Punto. Si può non essere d'accordo, per carità, si può non essere d'accordo, però io personalmente non me la sento di andare contro ciò che è stato pensato e creduto per secoli da gente, insomma, che aveva un calibro non indifferente, semplicemente con l'argomento dice, vabbè, ma erano ignoranti, quindi tante cose non le sapevano e quindi che dovevano pensare? Io non ce la faccio. Se qualcuno ce la fa, Dio lo benedica. Il seminario si diceva, se può, faccia pure, però io non ce la faccio. Peraltro, il significato di Giobbe, del nome Giobbe, è proprio colui che sopporta le avversità. Quindi è un grande esempio. Giobbe, si dice anche nel parlare comune, che uno ha la pazienza di Giobbe, no? Per quanto riguarda l'ambientazione del testo, l'ambientazione si trova nella terra di Uz, a sud-est della Palestina. Questo è il luogo dove è ambientato. Quindi c'è un personaggio storico e l'ambientazione geografica è questa, secondo quanto ci dice il testo. Ora, il tema della prova. Satana chiede di mettere alla prova Giobbe che perde tutti i suoi beni. Questo è il primo step. C'è poi la visita degli amici, il secondo step. E poi il lamento di Giobbe, il terzo step. Ho dentro questi step alcuni passi importanti che poi, ecco, andremo a leggere, no? Alcune cose edificanti. Punto primo, l'accusa di Elifaz, uno di questi tre amici, a Giobbe. Poi un brano sulla giustizia di Dio e la correzione, quinto capitolo. Poi le considerazioni, che sono diventate per noi cattolici una preghiera, che la vita terrena è una valle di lacrime. Lo diciamo, spero tutti i giorni alla Madonna, nella Salve Regina, no? Ti sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Noi non è che diciamo le cose tanto, tanto per dirle. Diciamo che la terra è una valle di lacrime perché la terra è una valle di lacrime. Poi la fede nelle prove. La fede nelle prove. Quando veniamo provati è difficile avere la fede. Domani è il compleanno della Madonna. Orsù, la passione e la morte di Gesù, ma non è stata una prova. Ci credi ancora che quello è il figlio di Dio? O ci siamo tutti quanti ingannati? Guardate che la prova non l'ha superata nessuno, eh? Se non Maria Santissima. Solo lei ha superato quella prova. Anche quella prova, lei l'ha superata tutte le prove. La Madonna che qualcuno, come dire, inorridisce al pensiero che sia la corredentrice, insomma, lo è proprio perché a differenza della sua alter ego che è Eva, al primo tentativo patapunfete, Maria Santissima è stata provata fino all'inverosimile. In tutto e per tutto. Attenzione, da colui che l'amava infinitamente. Io non figuriamoci se posso immaginarmi di entrare nel cuore di Dio, non scherziamo. Da povero peccatore, da povero profano, sapendo un po', immaginando un po' quanto Dio amasse questa creatura, non posso immaginare lui che è impassibile, lui che è all'altissimo, però cosa provava? Perché Dio proverà qualcosa, non possiamo pensarlo come un essere, come dire, amorfo.
nel vedere questa sua amatissima, e uso, non ci sono termini, creatura soffrire, perché durante le prove non è che soffriva la Madonna, con il cuore sensibilissimo, che nessuno di noi si immagina quanto soffriva. E rimanere altro che Giobbe, rimanere granitica, ferma, stabile, stentorea, forte, mitica. Lì non è passato nessuno. Guai a immaginarsi la Madonna come una donnina piccolina, per carità. Era di una dolcezza e di una bellezza uniche. Ma, amici cari, se Gesù è il leone della tribù di Giuda, guardate che la Madonna è la leonessa della tribù di Giuda, eh? Ecco. Quindi la fede ci vuole nelle prove. E questo vale anche per noi. Facciamo un po' di introduzione. Se abbiamo fede, si vede quando siamo provati. Quando le cose mettono male, quando arrivano le tribolazioni. Che uno è tentato di mettere Dio a giudizio, cosa che non bisogna mai fare, per nessuno, non si azzardi nessuno mai a fare una cosa del genere, né a chiedere a Dio perché. Perché chiedere a Dio perché vuol dire non superare la prova, vuol dire mancare di fede. Se Dio questa cosa l'ha permessa, questa cosa è bene, se capisco qualcosa meglio, se non capisco niente va bene lo stesso. Questa è la fede nelle prove. E poi, al capitolo 28, l'elogio della sapienza. La presentazione sintetica si conclude con l'epilogo. Oh, dopo questi tre amici ne viene pure un quarto, che è Eliu, che comincia pure lui a fare le sue filippiche a Giobbe. Vedete che bella questa miniatura, se si vede per chi sta nella diretta, che ipse erit salvator meus, no? È sottoscritto Job. Egli sarà il mio salvatore, no? Primo discorso di Giobbe, primo discorso di Dio e risposta di Giobbe. Dal capitolo 28 al capitolo 40. Secondo discorso di Dio e risposta di Giobbe, dal capitolo 40 al capitolo 42. Dio condanna gli amici di Giobbe, capitolo 42, e Dio reintegra Giobbe in tutti i suoi beni. Ecco, questa è un po' la storia che andremo poi a vedere, però questi brani ci prendiamo la prossima puntata per andarceli a gustare. Tutti, quindi uno per uno, ce li andremo un po' a vedere, ci siamo un pochino orizzontati, dentro i testi biblici staremo un po', ci fermiamo un po' e possiamo anche ripercorrere e rigustarci questa avvincente ed edificante storia. Bene, chiudiamo con qualche minuto d'anticipo rispetto ai tempi soliti di lunghezza di queste catechesi, questa è la prima introduttoria. E ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga.